campionato italiano Formula 4 si appresta a correre il secondo round della stagione 2019 sulla pista del Misano World Circuit. L'anno scorso la pista romagnola è stata il palcoscenico per un weekend perfetto per Prema ed il suo alfiere, che poi si laureerà campione a fine stagione, Enzo Fittipaldi. Tre pole position e tre gare da assoluto padrone della categoria, conducendo in testa ogni metro della competizione. Una pista impegnativa, quella di Misano, che ha visto più di un errore da parte dei colleghi del brasiliano figlio d'arte. Le staccate del Rio, della Quercia e del Tramonto sono tutte molto impegnative e lasciano spazio alla possibilità di qualche attacco. Per non parlare del carro, dove i giovani driver della Formula 4 devono staccare con il volante non perfettamente allineato, con il rischio di perdere il posteriore. Segnaliamo dall'edizione 2018 anche questo attacco di Gianluca Petekov, allora rookie, che certo dimostrava già un grandissimo controllo in staccata, peccato per l'ala anteriore danneggiata. Un Petekov che in questo 2019 di certo non nasconde le proprie ambizioni di vittoria, sostenute con forza dai risultati del primo round a Vallelunga. Il brasiliano dovrà difendersi innanzitutto dai propri compagni di squadra, Aaron, Rasmussen e Famularo, che, anche se a Vallelunga hanno raccolto poco, hanno dimostrato di poter lottare per il podio. E poi ci sono gli altri 30, da Kruten, autore di una pole nel primo round, a Stanek e Durksen, rookie terribili che già possono vantare piazzamenti a podio. Senza contare le sorprese, sempre dietro l'angolo nella categoria. In questi 5 anni di Formula 4 abbiamo visto, spesso, prestazioni altalenanti da parte di questi giovani talenti. E forse il segreto e la sfida più difficile per essere promossi nelle categorie più prestigiose è proprio questo: costanza nei risultati.